Buona serata a tutti quanti, soci Ciro e non soci che possono comunque seguirci in diretta Facebook. Fabrizio è un collega, un ingegnere, ma è un appassionato acquariofilo. Da circa 40 anni si occupa di acquariofilia e negli ultimi anni, insomma, ultimi si fa per dire, ha approfondito la parte relativa alle piante, ha fondato una sua azienda e assieme siamo un socio, E Andrea Mantegna. Andrea Mantegna, esattamente, e sta sviluppando questa attività. Fabrizio, se prima di iniziare la relazione sulle piante ci vuoi dire qualcosa su questa tua attività, a me fa piacere. Sì, va bene. Sì, da qualche anno, appunto, come diceva Andrea Guerra, ho fondato con Andrea Mantegna un'azienda mia che si occupa di produzione di prodotti per acquariofilia. Quindi produciamo sia a marchio nostro, che sarebbe Alxion, con delle linee, varie linee di prodotto, produciamo anche per altre aziende del settore, siamo produttori di fertilizzanti in generale, anche per piante non acquatiche, quindi iscritti all'albo dei produttori di fertilizzanti, facciamo consulenze a, diciamo, aziende produttrici di piante anche d'acquario, insomma, un'attività abbastanza d'ampio raggio nel settore. Spero, insomma, Ah, ti poi, guarda, batti. Se vuoi sapere qualcos'altro, domanda. io penso che nel corso della serata verranno fuori sicuramente delle domande e quantomeno anche nella parte finale dell'incontro magari ci sfogheremo un po' chiedendoti informazioni più dettagliate. Va benissimo. Vai Fabrizio, grazie per la tua disponibilità Allora, e vai con la presentazione. Grazie a te Andrea, quindi per questo invito, è stato sicuramente molto gradito, è un piacere conoscervi, per cui iniziamo pure, che dite? Vai, vai tranquillo. Allora, innanzitutto qui ormai lo sapete, si parlerà di piante in generale, di piante acquatiche, di piante in acquario più in particolare. Quindi, aspetta un attimo, andiamo avanti. Il titolo della presentazione è proprio Le piante in acquario. Questo è diciamo, è un indice di quello che tratteremo in questa serata, ma insomma è inutile leggerlo, poi eventualmente condividerò la presentazione per chi la vorrà e andiamo avanti, lo scopriremo pagina dopo pagina, direi. Quindi prima di tutto io volevo fare diciamo, una piccola introduzione, non perdendo molto tempo, ma una piccola introduzione per capire di cosa stiamo parlando, perché ci sono dei concetti che ci saranno, diciamo, necessari, ci sarà necessario capire per il proseguimento della presentazione, delle slide. Quindi cerchiamo di capire innanzitutto dove si posizionano le piante all'interno dell'insieme degli esseri viventi. Quindi vedete che gli esseri viventi si possono dividere in tre domini fondamentalmente, diciamo due che sono quello degli esseri unicellulari che riguardano i batteri, ok? E il terzo che è quello dei cosiddetti eucarioti, che riguarda un pochino tutti gli esseri superiori, quindi non unicellulari, superiori ai batteri. Come vedete è diviso anche questo in quattro sottoinsiemi, che sono quello dei protisti, che annoverano i protozoi e le alghe, anche queste insomma molto, molto conosciute da noi acquariofili, sia alghe che protozoi. Protozoi che sono, alghe sono praticamente sempre presenti nei nostri acquari, protozoi lo sono anche sempre presenti, ma generalmente, a differenza delle alghe, sono organismi abbastanza invisibili, che non vediamo perché stanno nel substrato, sulle pareti, nel filtro, insomma, non li vediamo. Li vediamo soltanto quando creano parecchio danno, per esempio sotto forma di protozoi parassiti come l'ichthyophthirius, il cryptocarion, insomma, animaletti poco simpatici. Poi ci stanno i funghi, cioè i miceti, che sono anch'essi sempre presenti nelle nostre vasche, svolgono dei ruoli molto importanti, così come i batteri ed anche i protozoi. E poi ci sono finalmente le nostre
amate piante di nostro interesse, e poi ci sono gli animali, cioè ci siamo noi, ad esempio. E, diciamo che, ad esempio, il regno delle piante, che ho qui rappresentato con un circoletto, a sua volta si divide in altri sottogruppi, sottogruppi che anche questi conosciamo benissimo, perché abbiamo da una parte le piante, le cosiddette briofite, cioè le piante non vascolari. Le briofite sono rappresentate dai muschi e dalle epatiche. Queste le conosciamo molto bene noi, per esempio in acquario, di muschi ce ne sono ormai tantissime, tantissime specie e anche generi diffusi in acquariofilia, ed anche di epatiche. Le epatiche sono delle piante distinte dai muschi, però sono molto simili, sono sempre delle piante non vascolari, cosiddette briofite. Per esempio in acquario abbiamo la Riccardia camedrifolia, che è estremamente bella e negli ultimi anni ha avuto una grande diffusione. Dopodiché, contrapposte alle cosiddette briofite, abbiamo le piante vascolari, cioè le piante cosiddette superiori, che anch'esse si dividono in felci. Anche loro hanno un'ampia rappresentanza in acquario. Sono, diciamo, tra le piante superiori sono le più vecchie, diciamo, le meno sviluppate. In acquario abbiamo, ad esempio, abbiamo il Microsorum, abbiamo le Bolbitis, abbiamo le Ceratopteris, insomma c'è una discreta rappresentanza di felci. Le Gymnospermi invece sono piante che non abbiamo in acquario, sono piante cosiddette a seme nudo, ma caratteristicamente, per esempio, i pini, gli abeti, quindi di questi non abbiamo esperienza in acquario. Dopodiché ci sono le angiosperme, che sono le piante più sviluppate, le ultime apparse sulla Terra, sono le piante superiori che noi conosciamo meglio, sono le classiche piante a fiori, che presentano poi appunto anche i semi all'interno di frutti che nascono, diciamo, dall'ovario successivamente allo sviluppo del fiore. Quindi, diciamo, noi abbiamo nei nostri acquari abbiamo quasi tutto di quello che è rappresentato qui. Abbiamo circa tutti i batteri, abbiamo i protisti, abbiamo protozoi, abbiamo alghe, abbiamo funghi, abbiamo piante, generalmente anche animali, e tra le piante anche qui abbiamo circa tutte le piante che sono rappresentate qui, perché abbiamo muschi epatiche, abbiamo felci, abbiamo una amplissima rappresentanza di angiosperme. Quindi andiamo avanti e vediamo un attimino ancora più brevemente, perché poi avremo tanto da parlare, qualche curiosità. Abbiamo parlato dei batteri. Ebbene, qui è rappresentata una cellula animale. I batteri sono animali unicellulari. E allora si suppone, si ritiene che le prime cellule animali siano apparse proprio per inglobamento all'interno di una membrana appunto cellulare di un batterio. Un batterio che a quel punto non è più una forma di vita isolata, ma viene a far parte, viene integrato all'interno della cellula animale e addirittura ne costituisce un organismo, un organello, il cosiddetto mitocondrio. Il mitocondrio è la vera e propria centrale energetica delle cellule. Quindi, come vedete, non solo nei nostri acquari, ma non solo nel nostro organismo, separatamente a noi, ci sono batteri, ma ci sono batteri addirittura dentro le nostre cellule. Perché ve lo dico? Cosa, diciamo, come ci collega con le piante questo? E ora lo vedrete, perché, per esempio, questa è la rappresentazione di una prima forma di pianta, quindi diciamo le prime forme di piante che sono apparse sul nostro pianeta, e sono i cianobatteri. Quindi i cianobatteri sono fondamentalmente dei batteri, quindi una forma di vita estremamente primitiva, e ha avuto ad un certo punto all'interno della propria cellula, diciamo, ha visto lo sviluppo di alcune membrane dotate di strutture fotosintetiche, quindi di pigmenti, che erano in grado di captare l'energia luminosa per produrre delle sostanze organiche. E insomma, i cianobatteri sono presenti ancora oggi, li vediamo e cerchiamo di ammazzarli nei nostri acquari,
perché sono pericolosi per certi versi, ma dobbiamo anche considerare che tutta la vita sulla Terra fondamentalmente è nata da loro, cioè tutta la vita che attualmente conosciamo sulla Terra è nata da loro, è nata soprattutto dal fatto che loro hanno cominciato a costituire l'atmosfera a base di ossigeno che adesso conosciamo sul nostro pianeta e che ha permesso lo sviluppo di tutte le forme di vita che conosciamo. Quindi quando andiamo ad ammazzare dei cianobatteri in acquario, insomma, facciamolo con delicatezza, pensando anche ai loro meriti, ecco, al di fuori del nostro acquario. Ammazziamoli delicatamente. Quindi, perché dico questo? Perché dai cianobatteri, così come la cellula animale si può pensare creata, formatasi dalla intromissione, quindi dall'inglobamento di un batterio all'interno di una membrana, quindi all'interno di una cellula, così dopo aver creato questa cellula, che potrebbe essere una cellula animale con all'interno un batterio, se all'interno di questa cellula è stato inglobato anche un cianobatterio, fondamentalmente si è creata la prima cellula di una pianta già superiore. Quindi la cellula di una pianta in realtà si può anche questa considerare come costituita da una cellula che ha al suo interno inglobato un batterio, un cianobatterio, che ne costituisce l'entità fotosintetica, ovvero il cosiddetto cloroplasto. E quindi, visto questo excursus che è durato comunque miliardi di anni, siamo arrivati alla cellula vegetale. Ora, qual è la grossa, enorme differenza? La differenza è che mentre i batteri o gli organismi animali vengono detti organismi eterotrofi, cioè che per nutrirsi hanno bisogno di ricavare energia e ricavare sostanze, diciamo, da altri organismi viventi, invece la pianta, grazie proprio all'intromissione, alla scoperta della fotosintesi, dei meccanismi fotosintetici, non ha più bisogno di ricavare il suo nutrimento da altri esseri viventi. Quindi è insomma un qualcosa di estremamente potente, di estremamente grandioso. Quindi una scoperta, un progresso, diciamo, dal punto di vista dello sviluppo degli organismi sul nostro pianeta, che è veramente straordinario. Quindi le piante appunto sono organismi autotrofi, non eterotrofi, ma autotrofi, cioè riescono, partendo da sostanze inorganiche, da sali minerali, da gas come la CO2 da cui ricavano il carbonio, dall'acqua, dalla luce, del sole, riescono a ricavare autonomamente il proprio nutrimento, quindi non hanno bisogno di qualcosa già prodotto da altri esseri viventi. Sono autonomi da questo punto di vista. E quindi non solo si chiamano appunto autotrofi, cioè trofos, alimentazione, e autos, cioè da se stesso appunto, cioè riescono a nutrirsi da sole. E quindi in particolare cosa fanno? Cosa fanno? Loro ricavano i sali minerali ovviamente dall'ambiente circostante, l'acqua dall'ambiente circostante, ricavano l'anidride carbonica dall'aria che gli serve come fonte di carbonio e grazie all'energia fornita dalla luce del sole catturata dai loro pigmenti fotosintetici riescono a comporre, a sintetizzare i composti organici necessari, che sono i composti del carbonio, cioè gli zuccheri, e poi i composti dell'azoto per costruire le proteine, eccetera, eccetera. Quindi il loro nutrimento. Quindi in particolare, diciamo che non solo sono autotrofi, ma sono anche degli organismi fotoautotrofi, cioè sono autotrofi grazie alla luce e grazie ai pigmenti fotosintetici e grazie alla fotosintesi cosiddetta. Vediamo un attimino la struttura delle piante. Vedete,
abbiamo detto che le piante riescono a nutrirsi da sole, okay? Quindi non hanno bisogno di altri animali, ovvero anche loro non hanno bisogno di cacciare altri animali o di uccidere altri animali per nutrirsi, non hanno bisogno quindi appunto di cacciare, quindi di muoversi. Fondamentalmente si basano su quello che trovano nell'ambiente circostante, sulla luce solare, sull'atmosfera, non hanno bisogno di catturare prede, quindi possono anche rimanere immobili in un habitat a loro congeniale, che è diciamo, una cosa positiva, anche una cosa negativa, perché non hanno bisogno di andare a caccia, ma non possono neanche a quel punto sottrarsi a qualcosa di negativo che capita nel loro ambiente naturale, limitatamente. Quindi possiamo vedere che a un certo punto sono costituite da degli organi specializzati, quindi delle radici che non sono altro che una struttura cellulare che affonda in un loro substrato, nel terreno, ad esempio, a caccia di acqua e di sali minerali, ed una chioma formata da foglie che ne rappresenta la struttura fotosintetica che serve a catturare la luce solare per effettuare la fotosintesi. La luce solare è il carbonio atmosferico sotto forma di CO2 gassosa. E poi, vabbè, chiaramente delle strutture di collegamento che stanno, per esempio, chiamate tronco e rami, che presentano dei canali che servono proprio a distribuire dalle radici alla chioma l'acqua e i sali minerali, e dalla chioma verso le radici il materiale che hanno sintetizzato, quindi il materiale organico, il nutrimento sintetizzato, quindi gli idrati di carbonio, cioè gli zuccheri, le proteine e tutto, gli acidi organici, insomma tutto quello che hanno sintetizzato e che serve a nutrire la pianta stessa. Come vedete qui è schematizzato sotto la lente di ingrandimento una delle strutture fondamentali delle piante, che sono gli stomi. Gli stomi sono un paio di cellule che si aprono e chiudono e servono proprio ad effettuare gli scambi gassosi, cioè ad assorbire la CO2 dall'atmosfera. Anche questo, insomma, lo dobbiamo ricordare perché ci servirà ora in quello che vedremo. Vediamo cosa. Ecco, diciamo, per via, questa è una cosa abbastanza interessante, per via del loro adattamento, vedete in fondo alla pagina, per curiosità, il riso ha più di 50.000 geni, mentre gli esseri umani ne hanno circa 26.000. Cioè questo sta a specificare, sta a indicare un pochino i meccanismi di adattamento che sono stati messi in atto dalle piante per poter sopravvivere, diciamo, al loro ambiente, all'ambiente in cui si trovano. Quindi qua specifichiamo, si vede un attimino, cominciamo a vedere le caratteristiche, si vede un attimino quello che accade con la fotosintesi. Quindi a destra nella pagina, vediamo se riesco ad attivare un puntatore. Allora. Mi sa di no da qui, vabbè. Ve lo indico io. Quindi a destra sulla pagina vedete le due molecole, la rappresentazione delle due molecole di clorofilla, che sono proprio i due principali pigmenti fotosintetici delle piante. Sono fondamentalmente due, la clorofilla A e la clorofilla B, che si differenziano di poco nella struttura, però quel poco ha la sua influenza. La cosa interessante e importante da notare è che, vedete, al centro, non so se riuscite a vedere, ma al centro delle molecole, della molecola delle due clorofille, ci sta un atomo di magnesio. Quindi la clorofilla è un composto basato sul magnesio. E la struttura, tra l'altro, cioè è molto molto simile a quella della emoglobina degli animali,
L'emoglobina degli animali ha al centro un atomo di ferro. Quindi, diciamo, il nostro meccanismo energetico, respiratorio, eccetera, eccetera, è basato sul ferro, quello delle piante è basato la clorofilla è basata sul magnesio. Magnesio è poi contornato anche da, vedete, atomi di azoto, per esempio, azoto c'è carbonio. Quindi tutto questo è importante per permettere alle piante di fotosintetizzare. E vedete in basso ci sono anche i cosiddetti spettri di assorbimento di queste clorofille, ovvero la percentuale, la quantità di luce assorbita dalle clorofille rispetto alla lunghezza d'onda della luce, diciamo, incidente su queste stesse clorofille. Come vedete, le clorofille assorbono in degli intervalli di lunghezza d'onda molto molto ben determinati, ovvero hanno dei picchi tra i 420 circa e i 480 circa nanometri ed hanno degli altri picchi tra i circa 600, 630 o giù di lì e circa 680 o giù di lì nanometri. Sapete che la luce visibile, quello che noi, il nostro occhio interpreta come luce, è in realtà la composizione di energia con una sua lunghezza d'onda, ovvero con una sua frequenza, è il reciproco della lunghezza d'onda, che il Sole emette e noi vediamo come luce bianca perché è la combinazione di tutte queste lunghezze d'onda. Ok? Bene, non tutte queste lunghezze d'onda vengono percepite ugualmente dai pigmenti fotosintetici delle piante, che invece riescono ad assorbire molto molto bene queste lunghezze d'onda a bassa, cioè le frequenze luminose o la luce a bassa lunghezza d'onda, vedete, che sono orientativamente nell'intervallo del blu, e riescono a percepire molto molto bene, ad assorbire molto bene le lunghezze d'onda che sono nell'intervallo del rosso. Quindi il blu intorno ai 450 orientativamente nanometri e il rosso intorno ai 650 nanometri orientativamente. Tutte le altre lunghezze d'onda sono abbastanza riflesse dalle piante. E tra l'altro questo è interessante perché è quello che dà alle piante il loro colore verde. Perché la pianta assorbe il blu ed il rosso, ma riflette quello che sta in mezzo. E quello che sta in mezzo è fondamentalmente il verde giallastro. Quindi quello che noi percepiamo delle piante è quello che loro riflettono. E quindi le vediamo verdi perché le due clorofille riflettono il verde, la luce verde. Certo, Fabrizio, mi viene in mente una cosa. Se mi posso permettere di interromperti un secondo. Certo. Che ovviamente questo ci può dare una guida sulla tipologia di luce da dare alle piante. Ovviamente, perché sto dicendo tutta questa roba qui, che è una sorta di preambolo, perché purtroppo sono cognizioni che sono necessarie, che abbiamo bisogno di sapere per capire cosa sono le piante, di cosa hanno bisogno, come funzionano. Ecco, perché tutto questo ci servirà da guida, appunto, per capire cosa dare loro per farle crescere al meglio anche nelle nostre vasche. Perfetto. Quindi il fatto degli stomi, il fatto del loro metabolismo, da come sono state originate, insomma, è un qualcosa che dovremo tenere a mente per capire come funzionano e come farle funzionare. Fabrizio, scusa, c'è una domanda da parte di uno dei nostri soci, Fabio. Prego. Chiede, sì. Ma quindi le piante rosse riflettono il rosso, quindi assorbono di meno nel rosso? Le piante rosse hanno degli altri pigmenti fotosintetici, cioè hanno sempre le clorofille, però hanno anche altri pigmenti fotosintetici che sì, in parte riflettono anche nel rosso, in parte sono proprio colorati di rosso. Quindi sì, per essere colorati di rosso ovviamente vuol dire che
riflettono quello che noi esattamente consideriamo rosso, il nostro occhio considera rosso. Difatti, per esempio, ci sono questi, le due clorofille sono soltanto due dei pigmenti fotosintetici. Credo che adesso ve ne farò vedere degli altri nella slide successiva. Comunque, qui semplicemente vediamo l'equazione che fa funzionare il tutto, cioè il bilanciamento, e vedete le due clorofille assorbono l'energia solare e effettuano questa sintesi. Quindi prendono della CO2, vedete ci sono sei molecole di CO2, quindi di anidride carbonica, in parte le scindono, diciamo, prendono anche dell'acqua e mescolando tutto questo insieme a dell'energia solare, vedete, dal sei molecole di carbonio e sei molecole di acqua, vedete, mettono tutto assieme, sintetizzano appunto una grande molecola di zucchero e gli rimane ancora qualcosa da dare via, un sottoprodotto, quindi uno scarto per loro, che a loro fondamentalmente non serve, almeno non serve in grande quantità, serve comunque per respirare, ma non serve in grande quantità. Quindi la fotosintesi ha un grosso scarto, una grossa percentuale di scarto, di una cosa circa schifosa per le piante, che però per tutti gli altri organismi sulla Terra è qualcosa di assolutamente vitale e prezioso, l'ossigeno. Quindi quando ho detto che noi in realtà tutto il nostro mondo è vivo grazie ai cianobatteri, è proprio per questo, perché quando si sono evoluti i cianobatteri non esisteva l'atmosfera che conosciamo sulla Terra, l'hanno formata loro, insieme poi alle alghe unicellulari, eccetera, eccetera, buttando in atmosfera, producendo e riversando, buttando in atmosfera questo scarto, questa sorta di immondizia per loro, che era l'ossigeno, che ha creato appunto la nostra atmosfera e ha permesso poi a tutta la vita che conosciamo sulla Terra di evolversi e di esistere fino a noi. Quindi questo è qualche cosa, questa equazione è qualcosa di veramente magico e meraviglioso. Cioè prendono qualcosa di minerale, che è l'anidride carbonica, che è l'acqua, e grazie all'energia data tramite le clorofille dal sole riescono a produrre dello zucchero e poi in cascata anche degli amminoacidi, delle proteine, insomma della sostanza organica. E su questa sostanza organica prodotta dalle piante, anche qui, oltre che sull'ossigeno prodotto dalle piante, si basa tutta la vita sulla Terra. Perché vedete, in basso alla pagina c'è scritto è il processo di produzione primario dei composti organici che abbiamo sulla Terra, cioè dominante sulla Terra. Trasforma, vedete, circa 115 miliardi di tonnellate di carbonio atmosferico in biomassa ogni anno, che è una quantità immensa ed è la base insieme all'ossigeno che loro producono, è la base della vita sulla Terra. Quindi, insomma, questo giusto per capire quanto importanti sono le piante non solo nei nostri acquari, ma insomma, per tutti noi, e così come lo sono sul nostro pianeta, lo sono anche nei nostri acquari. Quindi andiamo avanti, vabbè, questo brevemente giusto per dirvi che le piante, come detto, abbiamo visto una struttura, ma hanno, quindi ci sono delle foglie, ci sono dei rami, ci sono delle radici, quindi le radici deputate ad assorbire gli elementi minerali, quantomeno nelle piante emerse. Ora vedremo che non è sempre così. Passando alle piante nei nostri acquari, ci sono le foglie, le strutture fotosintetiche, ma quello che volevo farvi vedere qui è che poi ci sono, come detto, tutta una serie di strutture interne, un pochino come il nostro sistema arterioso e venoso, no? Ci sono delle strutture di comunicazione interna che sono il cosiddetto xilema e il cosiddetto floema. Cioè, il xilema sono diciamo, le strutture di collegamento che portano i minerali, almeno nelle piante emerse, dalle radici verso le strutture aeree. Il floema invece è la struttura che porta
il sintetizzato, quindi gli elementi sintetizzati a partire dagli elementi minerali, quindi gli zuccheri, gli amminoacidi, eccetera, eccetera, li porta verso, diciamo, dalle foglie dove vengono sintetizzati, li porta verso le radici di cui vivono anche loro. Quindi andiamo avanti e veniamo un attimino, cominciamo a vedere, capito ora su per giù come funzionano le piante e da dove vengono, cominciamo un pochino ad addentrarci in quello che interessa di più a noi, no? Cioè nel capire poi come le piante palustri, le piante acquatiche, eccetera, si differenziano o cosa hanno di simile alle piante di cui abbiamo parlato finora, alle piante in generale. Beh, vedete, le piante acquatiche si differenziano abbastanza dalle piante terrestri, hanno messo in atto tutta una serie di meccanismi per poter sopravvivere, diciamo, in acqua, o se preferite, le piante emerse hanno messo in atto tutta una serie di meccanismi per poter sopravvivere fuori dall'acqua. Insomma, ci sono delle belle differenze. Abbiamo visto, per esempio, nelle piante emerse ci sono gli stomi, cioè quelle due cellule, diciamo, di guardia, che aprono e chiudono queste aperture che permettono l'incameramento della CO2, permettono gli scambi gassosi. Bene, nelle piante acquatiche fondamentalmente non ci sono stomi. Okay, quindi lo scambio gassoso e l'assorbimento avviene lungo un pochino tutta la struttura della pianta, struttura della pianta che è anche modificata proprio per questo. Quindi, per esempio, ha una cuticola estremamente sottile rispetto alle foglie, rispetto alle piante emerse, rispetto alle foglie delle piante emerse. Ad esempio, a sinistra vedete una tipica pianta acquatica che è la Vallisneria, che è, insomma, una delle più antiche e più comuni, più conosciute in ambiente acquariofilo, anche se, insomma, negli ultimi anni non sta venendo più tanto coltivata come in passato, però se si parla di Vallisneria, penso che un pochino tutti la conoscano, ecco, l'abbiano presente. Per questo l'ho inserita. È la classica pianta acquatica che se riuscite a visualizzarla, ha delle foglie estremamente sottili, con una cuticola soprattutto estremamente sottile rispetto a delle foglie di piante emerse. Proprio perché attraverso la cuticola, che generalmente è costituita anche di un solo strato cellulare nelle piante prettamente emerse, avvengono tutti gli scambi gassosi, quindi per diffusione, gli scambi gassosi e diciamo, l'incameramento, quindi l'assorbimento delle sostanze minerali. Le piante acquatiche, per esempio, pensate sempre ad una Vallisneria, hanno anche radici poco sviluppate, molto molto meno sviluppate rispetto alle piante terrestri. E perché proprio per questo la pianta acquatica è diciamo, è un organismo che assorbe dall'acqua, assorbe fondamentalmente su tutta la sua struttura, assorbe quello che c'è diluito, soluto, disciolto in acqua lungo tutta la sua struttura. Le radici servono, le radici continuano ad avere il loro ruolo di assorbimento attivo dal substrato, ma prevalentemente sono deputate soprattutto all'ancoraggio della pianta, quindi ad evitare che la pianta venga strappata e portata via dalla corrente eventuale dell'ambiente in cui vive, per esempio, ipotizziamo un fiume, ad esempio. Altre piante prettamente acquatiche, per esempio le elodee o le egerie, anche queste hanno radici ancora meno sviluppate della Vallisneria, quindi veramente servono circa esclusivamente all'ancoraggio. E altre piante acquatiche ancora, prettamente acquatiche, per esempio come i Ceratophyllum, addirittura fondamentalmente non hanno radici, quindi vagano trasportate dalla corrente oppure vivono galleggianti. Quindi ci sono tutti dei meccanismi di assorbimento e dei meccanismi di, scusate, di
di adattamento che permettono appunto un migliore assorbimento delle sostanze minerali necessarie alle piante, diciamo diminuendo l'importanza delle radici. Questo per le piante prettamente acquatiche, però va detto anche che le piante prettamente acquatiche, appunto per esempio Vallisneria, Egeria, Elodea, Ceratophyllum, oggigiorno sono una esigua minoranza di quelle che noi alleviamo coltiviamo in acquario. Perché buona parte delle piante che noi coltiviamo in acquario in realtà sono piante non obbligate, diciamo sommerse, ma sono in realtà piante palustri, ovvero delle piante estremamente adattabili che riescono a vivere fuori dall'acqua e dentro l'acqua in caso sia necessario. Pensiamo ad esempio alle piante che vivono sui bordi dei fiumi, fiumi o torrenti che possono avere anche andamento stagionale. Quindi possono trovarsi per una parte dell'anno circa totalmente all'asciutto o semplicemente con i piedi in acqua, con le radici in acqua, oppure magari spesso e volentieri sono piante che provengono da regioni tropicali, quindi nelle stagioni ad esempio di pioggia, noi sappiamo che le regioni tropicali diciamo hanno degli andamenti climatici un po' particolari, vivono tra stagioni di secca e stagioni monsoniche ad esempio, e quindi le stagioni monsoniche portano moltissima pioggia e quindi ecco che i fiumi si ingrossano e per qualche mese l'anno queste piante che erano originariamente emerse possono venire totalmente sommerse, e allora ci sono quelle che non gradiscono questa eventualità e muoiono, ci sono quelle che evidentemente la natura le ha selezionate, sono riuscite ad adattarsi e riescono a passare tra i due mondi, quello emerso e quello sommerso, senza averne danno, però comunque modificandosi parecchio per riuscire ad adattarsi e sopravvivere. Quindi ad esempio un caso proprio tipico è l'igrofila difformis che vedete qui visualizzata sulla destra. In alto vedete la sua forma emersa con foglie ovali leggermente dentellate e addirittura con una cuticola abbastanza spessa ed anche dotata di peluria. E sotto invece vedete la sua forma sommersa, quindi è la stessa pianta, la stessa igrofila difformis. Vedete come cambia morfologia, cioè come cambia forma quando si ritrova sommersa. Cambia forma per poter sopravvivere, vedete, la foglia diventa estremamente più grande, diventa lacinata, cioè diventa così molto frastagliata, quasi piumiforme direi, per permettere alla pianta proprio di non venire spazzata via dalla corrente eventuale, per aumentare la sua superficie di contatto con l'acqua, e diminuisce lo spessore della cuticola, scompaiono gli stomi e la pianta cambia veramente totalmente. Vedete, se chi le osserva in queste forme, se non conosce la pianta, non avrebbe neanche idea del fatto che sia la stessa pianta, ma penserebbe immediatamente a due piante differenti. Non so, se ci sono domande fatele pure, se no andiamo avanti. Ecco, come ho detto prima... Oh, scusate. Come ho detto prima... Circa tutte le piante che sono coltivate nelle nostre vasche attualmente sono piante palustri, ovvero sono piante che si possono adattare a vivere emerse e si possono adattare a vivere sommerse. Sono piante per le quali dobbiamo anche fare una discreta manutenzione di potatura, ad esempio, in vasca, perché sono piante che lasciate crescere, come vedete in questa vasca, per esempio, in cui questo effetto è voluto, sono piante che lasciate crescere emergono naturalmente
dall'acqua e si sviluppano, modificano ancora la loro morfologia, la loro forma e si sviluppano in forma emersa, quindi crescendo fuori dall'acqua. Però può essere un qualcosa di voluto, come vedete in questo caso è una sorta è una vasca molto bassa, che è una sorta di paludario, che ha comunque una ottima valenza estetica anche nelle nostre case. Quindi andiamo avanti e vediamo un attimino, ecco, vediamo a cosa servono, ma già lo abbiamo in buona parte capito qual è il ruolo delle piante negli ambienti naturali, perché ora vediamo un attimino qual è il ruolo delle piante anche nelle nostre vasche. Quindi abbiamo detto che circa tutta la vita sulla Terra diciamo, deve ringraziare le piante, deve ringraziarle per aver prodotto l'ossigeno che respiriamo, deve ringraziare per aver prodotto e per produrre il cibo che noi mangiamo. Perché le piante sono alla base della catena alimentare sul nostro pianeta, sia sulla terraferma che anche nei mari, negli oceani, nei corpi d'acqua. Nei corpi d'acqua, per esempio, sotto forma di alghe unicellulari. Sono comunque, quindi, sono alla base della catena alimentare, sono dei cosiddetti produttori primari, sono alla base, all'origine di qualsiasi catena alimentare sugli ambienti emersi e negli ambienti sommersi. Quindi la nostra vita dipende interamente dalle piante, perché anche se noi siamo organismi eterotrofi, cioè ci dobbiamo nutrire di qualcosa di animale, cioè di qualcosa che è già stato prodotto da qualche altro organismo. E quindi non siamo solo noi, tutti gli esseri viventi si devono nutrire o di vegetali o di animali, i quali a loro volta si sono nutriti di vegetali. Quindi sono, appunto, come detto, sono produttori primari alla base di tutta la catena alimentare. E quindi, come vedete, oltre a produrre ossigeno, sono alla base della catena alimentare. Trasformano la sostanza inorganica in sostanza organica. Per noi fissano la CO2 nell'atmosfera, quindi diminuiscono l'effetto serra, quindi contribuendo anche a modificare il clima sul nostro pianeta. Danno rifugio, danno riparo e benessere agli animali. E mantengono anche il territorio, quindi con le loro radici mantengono stabile il loro territorio. Quindi questo, vedete quanto sono importanti le piante negli ambienti naturali. E nei nostri acquari si ha qualcosa di simile, diciamo, un pochino più ridotto, ma abbastanza simile. Fondamentalmente producono ossigeno, e l'ossigeno è molto importante in acquario. Abbattono i composti organici azotati, che sono stati a loro volta già in precedenza mineralizzati da batteri, da funghi, da protozoi, eccetera, eccetera. Danno quindi, diciamo, questi organismi primitivi producono delle sostanze azotate come l'ammonio, i nitriti e i nitrati, che sono in una certa misura anche diversa tra loro. Tossici per gli organismi superiori, animali allevati in acquario, le piante permettono diciamo, il loro contenimento, perché si nutrono, come abbiamo visto, di sostanze inorganiche e quindi anche azotate, come l'ammonio, i nitriti e i nitrati, e danno soprattutto rifugio e tranquillità agli organismi animali. Diciamo, ognuno di noi, chiunque ha un acquario, vede bene, per esempio, quanto i pesci siano stressati nelle vasche spoglie di una serra di importazione, ad esempio. Non hanno i loro colori, si mantengono in gruppo, possibilmente in degli angoli delle vasche, perché sono stressati e sono impauriti. E invece, vedete, è chiaro, assolutamente visibile, quanto invece siano
a loro agio, con colori perfettamente adatti al massimo di quello che consente la loro livrea, e quanto il loro comportamento sia naturale in una vasca che è ambientata correttamente, che ha una buona presenza vegetale, corretta anche, magari ora poi ci arriveremo, cioè ben strutturata, che dia un buon spazio di nuoto ai pesci, come ad esempio questa vasca che vedete in questa slide, che dia un buono spazio di nuoto centrale ai pesci, ma che dia comunque anche a loro l'impressione della protezione lungo le pareti laterali, lo sfondo e le pareti laterali. E un'altra cosa estremamente importante spesso non ci si riflette, è quindi delle piante nelle nostre vasche, è il corretto mantenimento del substrato. Le piante, comunque, queste sono, abbiamo detto, nelle nostre vasche orientativamente quasi tutte piante palustri. Ecco, c'è da dire questo, abbiamo parlato delle piante prettamente acquatiche e del fatto che nelle nostre vasche invece buona parte delle piante, la quasi totalità, sono delle piante palustri. Ecco, delle piante palustri, come abbiamo detto, sono piante originariamente emerse, che però riescono ad adattarsi e vivere anche sommerse. Ecco, le piante emerse abbiamo visto che hanno un apparato radicale molto ben sviluppato, e le piante palustri come piante emerse non fanno eccezione, e quando viceversa sono coltivate in sommersione, pur essendo adattate nella parte aerea, diciamo, cioè nella parte al di sopra del substrato, per vivere in sommersione, mantengono comunque un ottimo invece apparato radicale, che permette loro di ancorarsi, un apparato radicale molto sviluppato, che permette loro di ancorarsi e di assorbire abbastanza bene acqua e nutrimenti attraverso le radici. E quindi c'è un grosso scambio, mantengono un grosso scambio. Abbiamo visto lo xilema e il floema, quindi mantengono un grosso scambio nel senso che ancora pompano abbastanza acqua attraverso le radici, quindi la assorbono dalle radici e la portano verso le strutture al di sopra del substrato, quindi per la parte, chiamiamola aerea, cioè quella che sta al di sopra del substrato, e allo stesso tempo invece fanno fare il percorso inverso all'ossigeno, quindi pompano ossigeno nel substrato. Quindi questo è un meccanismo molto importante per le nostre vasche, soprattutto se il substrato non è ben strutturato, perché permettono al substrato di mantenersi, diciamo, vivo, di evitare zone anossiche, perché permettono un grosso ricircolo di acqua e quindi di ossigeno dalla vasca, dall'acqua sovrastante dentro il substrato, oltre a pompare loro stessi ossigeno attraverso le radici nel substrato. Fabrizio, colgo l'occasione per farti una domanda che ci fa un socio, ma anche per puntualizzare un aspetto, questo appunto dell'importanza delle radici ai fini dell'ossigenazione, soprattutto quando abbiamo degli spessori un pochino generosi di fondo. Quindi confermi quello che è una cosa che tempo fa ci dava anche come indicazione Maurizio Vendramini, che la presenza di radici nel fondo generoso impedisce la formazione di zone anossiche. Allora, sì, questo sicuramente, però c'è da considerare anche, ci sono delle altre considerazioni da fare, nel senso che le zone anossiche in realtà di per sé non sono dannose nel substrato, per il substrato. Zone anossiche appunto significa sono delle zone con bassa presenza di ossigeno. La bassa presenza di ossigeno non è un danno di per sé, ma diventa un enorme danno se associata alla presenza di sostanza organica. Questo perché la sostanza organica, mineralizzato, parzialmente mineralizzato, comunque attaccata nel substrato, in zone anossiche, quindi da batteri che vivono
in zone anossiche, può produrre e produce delle sostanze altamente tossiche, come per esempio idrogeno solforato, addirittura può produrre metano, insomma, produce dei prodotti di scarto che non sono affatto, diciamo, benefici per l'ambiente, per la vasca, anzi possono essere anche molto tossici, per cui può anche essere che poi a un certo punto noi smuoviamo il substrato e queste sostanze altamente tossiche vengono rilasciate di botto nell'acqua e possono anche ammazzare tutto quello che si trova in vasca. Sì, avevamo avuto una interessante scambio di messaggi qualche settimana fa a riguardo e praticamente ci stai confermando tutto quello che Maurizio ci aveva già detto. Certo. Poi colgo l'occasione anche per fare la domanda che ci poneva Fabio, che chiedeva che se le piante lasciate crescere emerse perdono le foglie sommerse. Assolutamente sì, ora magari lo vedremo. Era questa la domanda o continua? Sì, era questa la domanda. Purtroppo perdono le foglie sommerse, senz'altro, e questo principalmente ci sono diversi motivi. Prima di tutto perché ovviamente le foglie sommerse diventano vecchie e anche loro, come tutti gli organismi viventi, a un certo punto muoiono. E man mano che cresce la pianta. Le foglie sommerse ricevono via via sempre meno luce, quindi non riescono più a fotosintetizzare, quindi anche vanno incontro a fenomeni di senescenza abbastanza rapidi anche per questo. E inoltre c'è anche una considerazione da fare. Abbiamo detto che le piante vivono, ricordate l'equazione con cui fotosintetizzano gli zuccheri, abbiamo l'anidride carbonica, l'acqua, l'energia luminosa che fa produrre zucchero e rilascia ossigeno. Bene, quindi la cosa fondamentale per le piante, due delle cose assolutamente fondamentali sono la luce e la CO2, quindi il carbonio derivato da anidride carbonica. Ora, la luce, come abbiamo detto, appunto, crescendo, vanno verso la luce e ombreggiano quello che c'è sotto. Quindi tendono sempre a crescere verso la luce. Ma anche, questo è fondamentale, il ruolo giocato dall'anidride carbonica, quindi dalla CO2. La CO2 è un gas, quindi chiaramente le piante lo devono assorbire come gas. Lo assorbono come gas dall'atmosfera, lo assorbono come gas dall'acqua. Però la CO2 ha una diffusione, una capacità di diffusione in acqua che è circa 10.000 volte inferiore rispetto a quella che ha in aria. Quindi per le piante è estremamente, estremamente più semplice assorbire la CO2 dall'aria rispetto che assorbirla dall'acqua. Quindi quando la pianta riesce ad emergere, lo fa, è contenta di emergere, perché ha questo vantaggio relativamente sia alla luce, ma soprattutto relativamente alla CO2, perché può assorbire la CO2 dall'aria e lo fa molto più facilmente. Perfetto. La CO2 diffonde molto difficilmente in acqua, e oltre questo, l'acqua, essendo estremamente più densa dell'aria, forma uno strato, diciamo, a contatto delle foglie, che si chiama strato di Prandtl, uno strato di acqua, diciamo, ferma a contatto delle foglie, proprio per via dell'attrito che ha con la superficie fogliare. E in questo strato di acqua ferma è difficile far diffondere minerali, è difficile far diffondere anidride carbonica. Quindi diciamo che quando la pianta può emergere è molto contenta da questo punto di vista. E quindi alla fine è comprensibile anche come lasci andare, lasci morire le foglie sommerse, perché tende a sviluppare quelle emerse. Quindi anche qui questo ha un'implicazione nei nostri acquari, no? Per la manutenzione, per il mantenimento e la coltivazione delle piante sommerse nei nostri acquari. Sono quasi tutte piante palustri, tendono ad emergere,
se emergono sono contente e lasciano circa morire la parte sommersa, il che vuol dire che noi dobbiamo fornire, se vogliamo coltivarle per bene, dobbiamo fornire quello che a loro viene difficile da assorbire, quindi dobbiamo fornire una buona illuminazione, dobbiamo fornire una buona quantità di CO2 e dobbiamo fare una grossa manutenzione per evitare che emergano e per mantenerle sommerse. Grazie, grazie Fabrizio. Ritornando a Maurizio, per esempio, Vendramini al substrato, ecco, diciamo, sai o sapete che Maurizio è, diciamo, fautore del mantenimento di un substrato molto sottile e abbastanza spesso, quindi di sabbia fine in vasca. Anche questo, un substrato molto sottile, diciamo, rende difficile il percorso, diciamo, dell'acqua attraverso di esso, anche guidato dalle radici delle piante, ed essendo anche molto spesso può causare o può diventare anossico. Quindi ci sarà alla fine in basso poco ossigeno. Però, come detto, questo non è di per sé un problema, non lo è assolutamente, purché non sia associato a presenza di sostanza organica in zone anossiche. E quindi quello di cui spesso parla Maurizio, cioè quello che lui indica e che fa nelle sue vasche, cioè il mantenimento di uno spesso strato di sabbia sottile, ok, crea zone anossiche nel fondo, ma non permette l'infiltrarsi di sostanza organica, diciamo, nel fondo, a portare a contatto questa sostanza organica con le zone anossiche, perché la sabbia fine, diciamo, danneggia un po' il passaggio dell'ossigeno, quindi gli scambi di acqua e di ossigeno, ma blocca anche in superficie la sostanza organica e quindi è facile rimuoverla. Su questo si basa. Se invece noi, per esempio, lo facessimo appositamente, quindi facciamo, per esempio, stratifichiamo il substrato. Mettiamo un bello strato di torba, per esempio, sostanza organica, o di torba fertilizzata o quel che sia, e poi sopra gli mettiamo un bello strato spesso di sabbia molto sottile, e lì rischiamo veramente il disastro, perché abbiamo portato una grossa quantità di sostanza organica in una zona anossica, creandogli una zona anossica. E quello è la ricetta per arrivare al disastro, diciamo, nella maniera più rapida e peggiore possibile. Bene, grazie. Quindi andiamo avanti e vediamo, ecco, vediamo un pochino allora di che cosa hanno bisogno le piante, quindi cominciando a parlare un attimino della nutrizione delle piante. Innanzitutto, cos'è la nutrizione? In parte ce l'abbiamo già visto, le piante hanno bisogno di acquisire degli elementi minerali e insieme alla luce riescono ad elaborarli e a produrre degli elementi quindi organici che sono necessari alla loro vita. Quindi abbiamo detto hanno bisogno di elementi minerali, ossigeno, acqua. Ecco, una cosa interessante, importante da notare, abbiamo visto che le piante fotosintetizzano e producono ossigeno. Ecco, ma le piante, come tutti gli esseri viventi, lo consumano anche l'ossigeno, perché le piante respirano anche, come tutti gli esseri viventi. Però, diciamo, al netto, la fotosintesi produce molto più ossigeno di quello che le piante consumano per poter respirare, per poter vivere. Diciamo che ce ne rendiamo conto nei cicli giorno-notte, cioè nei cosiddetti cicli circadiani, cioè circa diem, cioè che durano circa, sono cicli giornalieri delle piante. Quindi le piante sappiamo che di giorno con la luce fotosintetizzano e producono, al netto producono ossigeno, sappiamo che di notte non fotosintetizzano e non producono ossigeno. Ok? In realtà, bensì, dicono lo consumano, anzi di notte, tanti dicono di notte le piante consumano ossigeno. Sì, di notte le piante consumano ossigeno, ma lo consumano anche di giorno, perché le piante respirano come noi, come tutti gli organismi.
Quindi le piante consumano ossigeno di notte esattamente come consumano ossigeno di giorno. Semplicemente di notte non fotosintetizzano e non ne producono, ma di giorno l'ossigeno che loro producono grazie alla fotosintesi è estremamente superiore a quello che consumano respirando. Quindi questo giusto per chiarire questa cosa. Perché sento tante volte spesso dire le piante, ah però di notte le piante consumano ossigeno, di giorno invece no. Cioè bisogna valutare, bisogna considerare, cioè bisogna intendere. Cosa vuol dire? Bisogna capire, bisogna considerare che si tratta di un bilanciamento. Le piante consumano sempre ossigeno perché le piante respirano sempre, ma di giorno ne producono, grazie alla fotosintesi, molto più di quello che respirano. Cioè consumano ossigeno e producono CO2 fondamentalmente. Mentre invece con la fotosintesi fanno esattamente il contrario e in molta maggior quantità. Quindi, vedete, assimilano del carbone allo stato gassoso, assimilano l'energia luminosa per ricavare l'energia e sintetizzano tutti i loro composti organici. Quindi di tutto questo tratta la cosiddetta nutrizione vegetale. La nutrizione vegetale, che per le piante in ambiente acquatico è abbastanza più complicata che per le piante emerse. Abbastanza più complicata perché ci sono molti, molti più parametri che entrano in gioco e di cui bisogna tener conto. Per esempio, in acqua ci sono dei parametri ambientali fondamentali che sono il potenziale redox, il pH, la conduttività, che diciamo per le piante emerse hanno un impatto molto molto minore, essendo diciamo relegati a quello che succede nella zona radicale e con influenza molto minore, diciamo, per la pianta rispetto a quello che ha che succede in vasca. Come dicevamo prima, in vasca si ha una grossa difficoltà rispetto alle piante emerse. Relativamente alla nutrizione, all'apporto, al corretto apporto di carbonio, quindi di CO2, proprio per quello che dicevamo prima, si ha anche difficoltà a fornire degli elementi molto consumati e necessari alle piante, come per esempio l'azoto, che serve alle piante per fornire, per costruire amminoacidi e proteine, o il fosforo. Perché? Perché in acqua bisogna stare molto attenti. Perché, come dicevamo prima, ci sono sempre degli altri organismi fotosintetici pronti, più reattivi delle piante superiori e pronti ad approfittarne, che sono le alghe, cosa che con le piante emerse non succede. E inoltre si ha anche una grossa difficoltà per quello che riguarda la nutrizione nel fornire i microelementi, perché ferro e manganese soprattutto sono dei microelementi che hanno una chimica particolare ed che vengono assorbiti solamente chiaramente dalle piante acquatiche, solamente se sono in soluzione, cioè se sono disciolti in acqua, però di per sé non riescono a rimanere disciolti in acqua. Cioè se noi forniamo del ferro anche in forma solubile, per esempio del solfato ferroso in acqua, quindi appena lo mettiamo in acqua è solubile, di per sé è solubile, ma nel giro di pochi minuti non subisce, diciamo, delle trasformazioni tali che lo portano a non essere più solubile e quindi, non essendo più solubile, a non essere più disponibile per l'assorbimento da parte delle piante. Quindi, diciamo, il coltivare le piante in forma sommersa, quindi nelle nostre vasche, comporta delle grosse difficoltà aggiuntive rispetto al coltivarle in forma emersa. E non è un caso, ad esempio, il fatto che quando noi compriamo delle piante per le nostre vasche, queste ci arrivano tutte, fondamentalmente tutte, in forma emersa, perché sono piante palustri e perché sono, proprio perché sono piante palustri, possono essere coltivate in forma emersa.
ed ovviamente i vivai che coltivano le piante che poi noi mettiamo in acquario non si lasciano scappare, non sono così stupidi, diciamo così, da coltivare queste piante in forma sommersa e da caricarsi loro delle difficoltà di sviluppare, di far crescere queste piante in forma sommersa, ma le coltivano, si avvantaggiano invece della facilità di coltivazione della forma emersa e le coltivano in forma emersa, soltanto con le radici in acqua, ma poi per il resto della pianta, la pianta sta in tanti, ecco, come vengono assorbiti anche qui rapidamente gli elementi dalle piante. Abbiamo detto che la cuticola è molto sottile delle piante sommerse. Beh, vengono assorbite semplicemente per diffusione con un assorbimento passivo, cioè se in acqua c'è parecchio, semplicemente per diffusione attraverso la cuticola, attraverso la membrana cellulare, passano nella parte interna, oppure vengono assorbiti. Ci sono anche vari meccanismi di assorbimento attivo, cioè la pianta diciamo scambia o spende energia per riuscire ad incamerare degli elementi che nella zona esterna alla pianta, quindi in acqua, sono presenti in concentrazione, in quantità minore, in quantità molto bassa. E allora la pianta, diciamo, mette in atto dei meccanismi di trasporto attivo per poterli incamerare, quindi spendendo energia. Ecco, al di là di questo, questa è una cosa interessante, perché tanti dicono, dice, io misuro, ora vedremo, misuro la conduttività all'esterno in acqua, no? Cioè metto un qualcosa in acqua, metto un sale in acqua, uno ione che è un sale, diciamo, un nutriente per la pianta, quindi un sale di azoto, per esempio. E, essendo uno ione, la conduttività cresce, io la misuro, dopodiché la pianta lo assorbe e quindi, avendolo assorbito, non lo ritroverò più in acqua e quindi la conduttività mi sarà diminuita. Quindi, misurando la conduttività, riuscirò a monitorare l'assorbimento della pianta, quindi la nutrizione della pianta. In realtà non è così, perché la pianta nel frattempo assorbe qualcosa ma rilascia qualcos'altro. Quindi ci sono sempre magari dei meccanismi attivi per cui si prende e si dà, e per cui, cioè, non assorbe semplicemente dall'acqua, la pianta togliendo dall'acqua, anche perché bisogna considerare che valgono sempre dei principi di conservazione, come principio di conservazione della carica. Per esempio, non puoi togliere azoto, che è uno ione, per esempio sotto forma di nitrato, che è uno ione negativo, dall'acqua, perché altrimenti creeresti una sorta di pila elettrica, cioè creeresti una differenza di potenziale, togli soltanto qualcosa di negativo, squilibri elettricamente l'acqua, e potresti ricavare dell'energia a quel punto, quindi non sbilanci l'acqua e andresti contro dei principi di conservazione anche dell'energia, che è principi di, diciamo, fisici che rendono questa cosa impossibile. Quindi se viene assorbito uno ione negativo, per esempio l'azoto sotto forma di nitrato, è perché generalmente viene ceduto qualcos'altro in acqua. E anche questa è una considerazione interessante, perché viene sfruttato negli impianti di coltivazione. Per esempio, se la pianta assorbe azoto sotto forma di ione ammonio, che è uno ione positivo, la pianta tende a rilasciare qualcosa di carico positivamente in acqua e tende a rilasciare ioni H+, e quindi acidifica l'acqua. Se invece la pianta tende ad assorbire l'azoto sotto forma di nitrato, che invece è un anione, cioè uno ione a carica negativa, tende a rilasciare degli altri anioni a carica negativa, in particolare degli anioni OH, e quindi tende ad alcalinizzare, quindi ad incrementare il pH dell'acqua. E questo viene usato negli impianti di coltivazione per bilanciare il pH. Quindi, per esempio, se si vuole mantenere basso il pH, come si generalmente si vuole negli impianti di coltivazione,
si danno la nutrizione azotata, la si dà più sotto forma di ione ammonio e meno sotto forma di, quindi più sotto forma di catione ammonio e meno sotto forma di anione nitrato, perché si sa che così la pianta, incamerando il catione ammonio, darà via il catione H+, e quindi abbasserà il pH, il pH in acqua, e renderà più semplici poi la nutrizione, per esempio, per i microelementi. Quindi ecco, questo per dire che, come detto, siccome questa è una domanda che mi viene fatta spesso, dice: allora io controllo la conduttività in acqua, metto i sali di cui la pianta deve nutrire, la conduttività sale, poi visualizzo la conduttività, se la pianta sta assorbendo bene mi aspetto che la conduttività diminuisca. In realtà non è così, perché c'è sempre un bilancio, c'è sempre uno scambio in e out, è un bilancio tra pianta e ambiente esterno. Quindi la cosa che occorrerebbe fare è andare a misurare la concentrazione dei singoli elementi? Esattamente, esatto. Che è quello che si fa negli impianti di coltivazione. Ci sono dei test colorimetrici, ma oggigiorno ci sono anche delle bellissime sonde, cosiddette sonde ISE, cioè sonde ionoselettive. Esistono per il potassio, esistono per l'azoto, per l'ammonio, esistono per il calcio, per tanti elementi. Quindi in realtà negli impianti di coltivazione ci sono tutta una serie, una batteria di queste sonde ionoselettive che ti danno istante per istante, ti monitorano e ti danno dei grafici anche. Quindi ora vediamo un attimo, proprio perché la misura della conduttività non serve a nulla per capire l'assorbimento e la nutrizione, quindi l'assorbimento che la pianta sta avendo, sta facendo degli ioni e dei minerali disciolti in acqua. Ecco, ma vediamo un attimino di che cosa si parla. Se vedete, questa è un, diciamo, un'analisi del contenuto minerale, ionico, degli elementi all'interno delle piante acquatiche. Quindi questo si basa su un'analisi su molte, molte decine di campioni che ho fatto io stesso su piante acquatiche, tra cui anche molte delle piante che coltiviamo nei nostri acquari, e questa è stata fatta su piante in natura, quindi non su piante coltivate. Ed è abbastanza diversa, è interessante perché è abbastanza diversa, la composizione delle piante acquatiche è abbastanza diversa dalla composizione delle piante terrestri. Questo è il cosiddetto l'analisi del residuo secco, cioè fondamentalmente si secca o si brucia una pianta e poi si analizza con uno spettrofotometro, quindi con una strumentazione apposita, per capire un pochino la quantità dei singoli elementi che ci sono all'interno dei tessuti minerali. E ci sono delle cose interessanti. Se vedete, soprattutto ci sono l'ossigeno, il carbonio e l'idrogeno, quindi che costituiscono la grossa parte della struttura della pianta. Vedete, l'ossigeno, chiaramente, per esempio, tutto è basato, abbiamo detto, sullo zucchero. La pianta fotosintetizza e produce zuccheri. Beh, lo zucchero è costituito da carbonio, ossigeno, idrogeno. Quindi qui vediamo questa cosa qui, in alto, a questa analisi. Però ecco, vediamo che ossigeno, carbonio e idrogeno sappiamo dove la pianta li prende. Cioè, quindi se è una pianta emersa li prende dall'atmosfera, li prende dall'acqua. Se è una pianta sommersa, anche qui l'ossigeno e l'idrogeno li prenderà dall'acqua. Il carbonio sappiamo bene che dobbiamo fornirlo noi sotto forma di anidride carbonica. Ecco, ma qui vediamo dalle quantità quanto è importante questa roba qui. Cioè il carbonio è l'elemento assolutamente preponderante tra quelli che noi dobbiamo fornire alla pianta per permettere di svilupparsi correttamente. E questo non è semplice, perché anche qui il carbonio, abbiamo detto che l'anidride carbonica diffonde male in acqua.
negli ambienti naturali ce n'è molto poco, però tendenzialmente magari si tratta di ambienti in cui c'è un'acqua fluente e quindi quel poco viene ricambiato costantemente. Quindi quella piccolissima quantità la pianta riesce, quella piccolissima quantità presente istantaneamente viene costantemente ricambiata e la pianta riesce costantemente a prendere la quantità che necessita. In vasca è molto più difficile. Vediamo che comunque che dopo questi tre la parte super giù da leone la fa il potassio. Quindi per questo che non è la stessa cosa nelle piante terrestri. Nelle piante terrestri troviamo prima del potassio, generalmente troviamo l'azoto. Nelle piante acquatiche il potassio è l'elemento più presente, anche molto più dell'azoto. E dopo vedete c'è l'azoto e dopo non c'è magari come ci saremmo aspettati possibilmente il fosforo, ora lo vedremo meglio, ma c'è per esempio c'è il calcio che costituisce la struttura delle piante, quindi le pareti cellulari delle piante sono fatte di calcio tenuto assieme da legamenti di boro. Quindi per questo è estremamente importante il calcio. Molti, soprattutto negli anni passati, c'è stata la crociata contro il GH, no? per mantenere bene le piante, per coltivare bene le piante in acquario, bisogna mantenere un GH basso. Il GH sappiamo che in acqua sono sali di calcio e magnesio. È tutto l'opposto invece. La pianta ha una forte necessità, la pianta acquatica, di calcio e di magnesio. Vedete quanto sono presenti nelle piante acquatiche il calcio e il magnesio. Quindi ha una necessità anche di GH, di un discreto valore di GH, quindi di calcio e magnesio. L'altra cosa strana nelle piante acquatiche, oltre al potassio, vedete, è il cloro. La grossa quantità di cloro, cioè, ovvero di cloruro, di anione cloruro. Il cloro è considerato un microelemento e nelle piante terrestri ce n'è molto poco. Nelle piante acquatiche invece ce n'è tanto, generalmente, assieme al potassio. Ora vedremo un attimino perché. Comunque avete già visto che ci sono delle grosse differenze tra piante terrestri e piante acquatiche. Alla fine, vedete, ci sono delle piccolissime quantità di alcuni elementi che proprio per via di queste loro piccole quantità vengono definiti microelementi. Però ecco, la cosa fondamentale da notare è quello che è scritto in blu in grassetto, e che cioè la quantità presente all'interno delle piante, ovvero la quantità consumata di ogni elemento, non è legata alla importanza che questo elemento riveste. Ovvero il molibdeno, se guardiamo sotto, un ppm è tanto importante per le piante quanto il potassio, quanto l'ossigeno, quanto il carbonio, perché comunque questi sono gli elementi vitali per le piante, cioè elementi senza i quali la pianta non riesce a vivere, non riesce a completare il suo ciclo vitale, cioè basta che ne manca uno, anche se fosse il molibdeno, cioè quello presente in minor quantità, la pianta non riesce a vivere. Questo è assolutamente fondamentale da tenere a mente. Quindi bisogna fornirli tutti. E qui appunto già ne abbiamo parlato, ma c'è una categorizzazione degli elementi che abbiamo visto prima. Diciamo, la categorizzazione che noi siamo abituati a sentire è quella tra macroelementi e microelementi, e poi ci sono anche dei mesoelementi, ovvero macroelementi estremamente presenti in grosse quantità nelle piante, microelementi, elementi comunque indispensabili, ma presenti in quantità piccole. Ecco, questo l'avrete sentito tutti, no? Però questo anche qui è basato sull'analisi delle piante terrestri. Le piante acquatiche, come avete visto, da questa mia, diciamo, tabella, sono abbastanza diverse. Per esempio, come abbiamo visto, il fosforo, vedete, tra i macroelementi vengono annoverati il potassio, l'azoto e il fosforo, ma nelle piante acquatiche, come visto, il potassio e l'azoto
sono molto presenti, addirittura il potassio più che l'azoto, a differenza delle piante terrestri. Il fosforo invece è abbastanza in basso come quantità ed è più in basso addirittura del cloro, che è considerato da tutti un microelemento, quindi dovrebbe essere orientativamente nelle piante terrestri e presente in quantità, diciamo, di poche decine di ppm. Quindi, non lo so, circa come lo zinco, qui vediamo una roba di questo genere. Qui nelle piante acquatiche vedete quanto ce n'è. Perché dicevamo prima che, ricordate quando ho parlato dei meccanismi di assorbimento, la pianta assorbe qualcosa e rilascia. Ebbene, il potassio e il cloro sono spesso trattati, usati dalla pianta come moneta di scambio. Quindi se io pianta assorbo qualcosa di carico positivamente, possibilmente bilancio cedendo del potassio. E se invece assorbo qualcosa che ha carica negativa, bilancio cedendo del cloro, ovvero dell'anione cloruro, che è un anione, quindi uno ione con carica negativa, mentre il potassio è presente sotto forma di catione con carica positiva. Quindi vengono usati come merce di scambio, perché si trovano, diciamo, liberi, a differenza del calcio, per esempio, che è immobilizzato nella parete cellulare, perché ha un ruolo strutturale. Invece il potassio e il cloro sono abbastanza liberi nei fluidi della pianta, nella linfa, e quindi possono essere traslocati ed utilizzati in questa maniera. Per questo, ecco, le piante acquatiche hanno questa grossa differenza rispetto alle piante terrestri. Quindi andiamo ancora avanti. Vabbè, qua ci sono, ho evidenziato il ruolo dei vari elementi. Non voglio soffermarmi molto su questo. Abbiamo visto che per esempio, appunto, il potassio può avere anche, può essere usato come per bilanciare, quindi con moneta di scambio per bilanciare gli assorbimenti e le cariche. L'azoto ha più invece un ruolo strutturale, essendo fornendo la base per gli amminoacidi e le proteine, e oltre che abbiamo visto che fa parte anche della clorofilla, per esempio, quindi è importante anche per la fotosintesi. Il fosforo, ad esempio, lo troviamo come componente anche lui come un ruolo centrale nella fotosintesi e nella respirazione, ma anche, per esempio, come componente del DNA e dell'RNA, quindi della struttura genetica della pianta. Vabbè, poi ci sono tutti gli altri elementi, abbiamo detto quelli importanti. È importante notare come il calcio ha un'importantissima funzione strutturale per la pianta, perché le membrane sono basate sul calcio. Quindi senza il calcio la pianta collassa. Mentre il magnesio è fondamentale, abbiamo detto, è il costituente principale, fondamentale, centrale della clorofilla. Quindi ecco perché è importante mantenere un discreto GH nella vasca in acqua, che è basato su calcio e magnesio, e perché è importante mantenere un discreto rapporto tra calcio e magnesio, un certo particolare rapporto tra calcio e magnesio. Fabrizio, scusa, ti volevo chiedere una cosa. Sì. In merito all'azoto, l'azoto come viene assorbito? Sotto che forma viene assorbito dalle piante? L'azoto abbiamo detto prima, viene assorbito sotto due forme fondamentali. L'azoto è particolare perché, a differenza di altri, quindi fa un po' eccezione, a differenza di altri abbiamo visto, per esempio, il potassio è un catione, quindi è uno ione carico positivamente, il cloro è un anione, cioè uno ione carico negativamente, eccetera. Tutti gli elementi sono presenti sotto forma o di catione o di anione, quindi o carichi positivamente o carichi negativamente. L'azoto fa eccezione perché può essere presente sia sotto forma di catione che sotto forma di anione, quindi può essere presente ed assorbito sotto forma di ammonio, quindi catione, ione carico positivamente, ma può essere presente ed assorbito anche sotto forma di anione, sotto forma soprattutto di anione nitrato, quindi di uno ione carico negativamente.
Quindi può essere assorbito sotto forma di catione ammonio e sotto forma di anione nitrato. E non avviene, scusami, non avviene assorbimento dal punto di vista gassoso? No, non avviene assorbimento gassoso, in acqua ce n'è veramente poco sotto forma gassosa. Quindi anche in ambiente emerso, più che altro viene la forma gassosa viene usata da batteri che sono batteri simbionti, cioè che vivono in simbiosi con le radici, soprattutto di determinate tipologie di piante che sono le leguminose, e le loro radici vivono in simbiosi con determinati ceppi batterici che catturano l'azoto che filtra dall'atmosfera e lo trasformano, diciamo, in forme di azoto più facilmente assorbibili dalle piante. Ok, grazie. Prego. E quindi, come ti dicevo, questo assorbimento sotto forma di catione o anione, di ammonio oppure di nitrati, viene sfruttato negli impianti di coltivazione per bilanciare il pH in acqua, per cercare di mantenere stabile il pH in acqua. Quindi se il pH sale troppo, do un po' più di ammonio, perché quando la pianta lo assorbe dà via degli ioni idrogeno, quindi abbassa il pH. Se il pH scende troppo, do più nitrato rispetto all'ammonio, in maniera tale che la pianta, quando assorbe il nitrato, dà via degli ioni OH e innalza il pH. Quindi, diciamo, poi ci sono tutta la serie di microelementi in cui vedete c'è anche il cloro, ma come abbiamo visto prima, pur essendo un microelemento, il cloro nelle piante acquatiche è presente in quantità piuttosto grosse. E tra quelli più importanti c'è ovviamente il ferro, tra i microelementi più importanti, che diciamo è fondamentale per la sintesi della clorofilla e per la sintesi delle proteine, in quanto entra a far parte degli enzimi che poi effettuano la riduzione dei nitrati all'interno della pianta, e quindi poi permettono alla pianta, una volta assorbiti i nitrati, l'anione nitrato, di produrre, diciamo, di ridurlo e di riuscire a produrre tutti i composti azotati che la fanno funzionare. Quindi il ferro è presente, è fondamentale come gli altri, ma è presente tra i microelementi, è quello più presente all'interno della pianta. Ed è quello più critico perché, come abbiamo detto prima, anche insieme al manganese, non riesce a rimanere solubile in acqua, quindi è molto difficile per le piante acquatiche assorbirlo e quindi da parte nostra fornirlo. E andiamo avanti. E come dicevo prima, tutti sono indispensabili, e quel tutti sono indispensabili viene rappresentato dalla cosiddetta legge di Liebig, che ci dice che la crescita della pianta sarà limitata dall'elemento indispensabile presente in misura minore, cioè ovvero dall'elemento che fa da limitante, nel senso che se la pianta ha bisogno di, per esempio, abbiamo visto, non so, 100 mg chilo di materia secca di ferro, e poi tutto il resto in proporzione, se la pianta avrà, anziché 100, avrà 50 mg chilo di ferro, quindi la metà, assorbirà la metà anche di tutto il resto per mantenere tutto in proporzione. Quindi crescerà la metà assorbendo la metà di tutto. Quindi basta un solo elemento non presente in quantità adeguata perché la pianta, diciamo, bloccherà la crescita o adeguerà la crescita a quell'elemento presente in misura minore, in misura inferiore. Quindi ecco perché è importante fornire alla pianta tutto in discrete quantità, ma anche tutto in maniera proporzionata tra di loro, quindi proporzionata secondo, fondamentalmente, secondo quelle proporzioni che abbiamo visto prima nel residuo secco della pianta. Quindi andiamo avanti. Vediamo un pochino i sintomi, perché
Vediamo cosa succede alle piante quando invece non teniamo fede a quello che abbiamo detto, quando non forniamo loro le quantità corrette o i rapporti corretti degli elementi, e la pianta, se non riesce ad adattarsi diminuendo o bloccando addirittura la sua crescita, va in carenza. E vediamo che cosa succede. Ecco, abbiamo raggruppato prima gli elementi in macroelementi, meso e microelementi per avere un quadro un pochino più chiaro della situazione. La stessa cosa, cioè una cosa analoga, possiamo fare per analizzare le carenze delle piante. Possiamo dividere gli elementi in elementi mobili ed elementi immobili. Cosa vuol dire questo? Abbiamo visto prima, per esempio, che il potassio e il cloro possono venire usati come merce di scambio per gli assorbimenti o per il bilanciamento della carica interna e esterna della pianta. Questo perché sono elementi che non hanno funzione strutturale, cioè non sono immobilizzati, no, all'interno della pianta in strutture ben definite, ma sono presenti come ioni all'interno dei liquidi della pianta, all'interno della linfa. Quindi è facile per la linfa trasportarli da una parte all'altra. È facile per la pianta trasportarli da una parte all'altra. Invece abbiamo visto, come detto, che il calcio è un elemento strutturale, cioè fa parte delle pareti cellulari della pianta. E quindi se una parte della pianta ha bisogno di calcio, non è che la pianta può smontare le sue pareti cellulari da un'altra parte della pianta per convogliare il calcio e fornirlo a quella parte della pianta che magari sta crescendo e ne ha bisogno. Ecco, questo spero che sia chiaro. Quindi ci sono elementi immobili, cioè che fanno parte della struttura della pianta, un pochino come le nostre ossa, no? Un pochino come il fosforo nelle nostre ossa. Non può essere facilmente smontato e portato via. E ci sono invece elementi mobili che sono all'interno, fondamentalmente all'interno dei fluidi della pianta, e la pianta può facilmente muovere e trasportare da una parte all'altra. E quindi questo come ci aiuta a capire le carenze di cui possono soffrire le piante? Beh, chiaramente la pianta cresce, no? Quindi cresce l'apice, cresce un apice vegetativo e cresce in altezza a partire dall'apice vegetativo. E chiaramente nell'apice, nella parte in crescita della pianta, nell'apice o negli apici, vengono utilizzate le sostanze di cui la pianta ha bisogno per crescere. Ora, se la pianta è in carenza di qualcosa, okay, quindi l'apice non avrà, rischia di non avere quello che gli serve per crescere, quindi la pianta rischia di non avere quello che gli serve per crescere. E allora cosa fa? Beh, se manca un elemento che è facilmente traslocabile, cioè se manca un elemento che è contenuto nei fluidi organici della pianta, la pianta non fa altro che toglierlo alle parti più vecchie per fornirlo alle parti più giovani che devono crescere. Okay? E quindi questi sono gli elementi mobili. E quindi quando c'è una carenza di un elemento mobile, noi la vedremo innanzitutto nelle foglie vecchie, nelle parti vecchie della pianta, proprio perché essendo mobile la pianta riesce a ritraslocarlo, a muoverlo all'interno della sua struttura. E quindi cosa fa? Lo toglie alle parti vecchie per darlo alle parti giovani che devono crescere. E quindi una carenza di un elemento mobile si noterà innanzitutto, prima di tutto, sulle parti vecchie. Una carenza invece di un elemento immobile, come il calcio, si noterà innanzitutto sugli apici vegetativi, sulle parti in crescita, sulle parti che devono crescere, perché la pianta dirà: accidenti, mi sta mancando il calcio, non riesco a produrre gli apici delle parti della pianta in crescita, non riesco a produrre gli apici, ho bisogno di calcio. Ce n'ho nella linfa, nei fluidi,
In parte ce n'ho, quello che c'ho lo convoglio chiaramente all'interno, verso la parte in crescita, verso l'apice, ma la grossa maggior parte del calcio io ce l'ho immobilizzato nelle pareti cellulari della pianta. Ce l'ho anche nelle pareti cellulari delle foglie vecchie, ma non posso toglierlo dalle pareti cellulari. Non riesco a ritraslocarlo. E quindi alla fine la carenza si vedrà sulle parti giovani. Le parti giovani che ne hanno bisogno e che non possono venire soddisfatte da una ritraslocazione all'interno dei fluidi della pianta, perché questa non può avvenire, perché quell'elemento è bloccato nella struttura della pianta. E quindi se noi torniamo ai nostri all'analisi dei nostri elementi, per esempio, vediamo che l'azoto, il potassio, il magnesio sono elementi mobili, cioè si trovano fondamentalmente in grosse quantità all'interno dei fluidi della pianta. Quindi la loro carenza si noterà innanzitutto nelle foglie vecchie, per esempio le foglie vecchie in carenza di azoto, qui vediamo, diventano uniformemente gialle e poi vanno incontro a senescenza e muoiono. Invece in carenza di potassio è abbastanza significativa, soprattutto nelle piante acquatiche, perché si formano riesce a ritraslocarlo, quindi a toglierlo dalle foglie vecchie, ma le foglie vecchie in carenza di potassio hanno delle necrosi, cioè muoiono in zone localizzate, generalmente formando delle piccole macchie necrotiche, cioè morte, e in particolare è molto tipico nelle piante, in alcuni generi di piante, come le igrofile, per esempio, in cui nelle foglie vecchie si formano tutti questi buchetti che sembrano delle punture, questi buchetti di zone morte necrotiche nelle foglie vecchie delle piante. Questo è un sintomo assolutamente tipico della carenza di potassio, per esempio sulle igrofile. La carenza di magnesio non si vede spesso, ma anche questa crea problemi sulle foglie vecchie. Le foglie vecchie diventano, diciamo, si danneggiano tra le venature e si nota molto sulle piante che hanno foglie molto sottili e molto larghe. Per esempio, io l'ho notata delle volte sulla rota lamacrandra, che è una pianta che appunto ha foglie molto sottili e molto grandi, che si creano delle macchie marroni, che vanno incontro a necrosi e molto frastagliate, addirittura la parte interna della foglia si sfalda, ma chiaramente questo poi impatta tutta la pianta. Quindi andiamo avanti, perché ci sono delle altre cose tipiche. Per esempio qui vediamo la carenza di fosforo, che si vede pure, anche questa è una foglia di un'igrofila. Si vede molto, forma anche questa delle zone necrotiche, quindi morte nelle parti interne, ma anche e soprattutto esterne, quindi tra le nervature, ma anche e soprattutto procedendo verso l'esterno delle foglie vecchie, proprio perché il fosforo viene ritraslocato dalle foglie vecchie verso le foglie giovani. La carenza di molibdeno, il molibdeno è pure un elemento mobile generalmente. Questa è interessante, è una carenza che è fondamentalmente sovrapponibile a quella dell'azoto, quindi che abbiamo visto prima, quindi con foglie vecchie che impallidiscono, ingialliscono e poi muoiono, perché il molibdeno, scusate, serve serve anche lui, come anche il ferro, ad effettuare la riduzione dei nitrati. Quindi se non c'è molibdeno, la pianta, se è nutrita, se l'azoto le viene fornito a base di nitrato e non c'è molibdeno, la pianta va in carenza di azoto, perché non riesce a ridurre i nitrati e quindi ad utilizzare l'azoto che le viene fornito. E questo è molto interessante, perché se invece l'azoto viene fornito sotto forma di ammonio alla pianta, questa fondamentalmente non ha bisogno più di molibdeno, perché non ha più bisogno di ridurre i nitrati. Però nelle nostre vasche negli acquari l'azoto viene fondamentalmente fornito circa tutto sotto forma
di anione nitrato e quindi ecco che il molibdeno è essenziale, torna a essere assolutamente essenziale. Comunque una sua carenza si manifesta fondamentalmente con foglie vecchie che ingialliscono e muoiono, esattamente come la carenza di azoto. Andando avanti, ecco, vediamo il passiamo ai microelementi. Il calcio in realtà non è un microelemento, lo abbiamo visto. Abbiamo visto che è un elemento immobile, quindi la sua carenza si presenta sulle foglie giovani che fondamentalmente vanno incontro a necrosi, si accartocciano, diventano più pallide, più piccole, addirittura si contorcono, cioè in particolare la punta prima di tutto si deforma e poi le foglie diventano piccole, biancastre, quindi molto pallide e infine muoiono. Il ferro è, ecco, però non, il calcio è veramente una carenza veramente, ma veramente difficile, se non impossibile da vedere in acquario, laddove c'è sempre una certa parte di GH, quindi una certa quantità, una discreta quantità anche di calcio presente, e quindi la carenza di calcio nelle piante acquatiche coltivate in acquario fondamentalmente non si vede mai. Invece quello che si vede molto, ma molto spesso, è la carenza di ferro, che è un elemento immobile, quindi si vede, la carenza si vede sulle foglie giovani, perché la pianta non riesce a ritraslocarlo dalle foglie vecchie, dalle parti vecchie. È tipica la carenza di ferro perché le foglie si assottigliano, diventano un pochino più piccole, ma non troppo, ma soprattutto vanno, diciamo, diventano dal verde, diventano giallastre, e questa è quella che viene chiamata cosiddetta clorosi ferrica. Clorosi perché dal greco, insomma, il cloro è il colore giallo, e quindi fondamentalmente vuol dire che ingialliscono, oppure nelle piante acquatiche diciamo che sbiancano. Vedete qui questa limnofila sulla destra, alle cime che davvero sono sbiancate, sono diventate, le foglie apicali sono più piccole, sono molto più sottili e soprattutto sono molto, ma molto pallide, sono quasi bianche. Ecco, questa è la tipica carenza di ferro ed è anche molto simile alla carenza di manganese. La carenza di manganese è difficile da far vedere anche in foto, diciamo, dà delle sbiancature cangianti. Bisogna vederla dal vivo, non è facile coglierla in foto. Dà delle sfumature cangianti quando si cambia l'angolo di osservazione, quindi se si, per esempio, se si inclina la foglia e quindi la si guarda non più da sopra, ma in maniera trasversale alla foglia. Quindi la foglia sembra cambiare colore se si cambia l'angolo, se la si inclina e si cambia l'angolo da cui si osserva la foglia. Quindi non è uniformemente sbiancata come nel ferro, come nella carenza di ferro, ma dà degli sbiancamenti cangianti che magari si notano meno se si guarda la foglia da sopra, ma si notano di più se la si guarda in maniera radente, tangenziale. Ecco, una carenza veramente che impatta tantissimo anche pure le piante acquatiche è la carenza di zinco, che possiamo vedere a destra in una rotola in cui si vede che le foglie apicali sono veramente rimpicciolite, tantissimo deformate, rimpicciolite, e gli internodi si accorciano enormemente. Questa è veramente una carenza, veramente si vede molto spesso in vasca, è una carenza devastante per le piante. Ecco, la carenza di boro è abbastanza simile alla carenza di calcio. È semplice pensare a questo notando che le pareti cellulari, come dicevo, sono formate da calcio, tenuto insieme, legato assieme dal boro. Quindi è un pochino come un muro di una casa che è costituito da mattoni, che possiamo pensare come, diciamo, correlati al calcio nella pianta.
mattoni tenuti assieme da un legante che è il cemento, in questo caso nella pianta questo cemento sarebbe fornito dal boro. E quindi la carenza di boro è abbastanza simile, dei segni abbastanza simili alla carenza di calcio. Invece un altro che volevo far vedere, che è molto molto indicativo, è la carenza di rame, che è un, diciamo, assieme allo zolfo tendenzialmente immobile, però ha una certa mobilità all'interno della pianta. E a destra vedete una ludvigia che è in carenza di rame, vedete come nella foto in alto è una pianta perfettamente sviluppata, quindi senza nessuna carenza di rame, vedete come le foglie sono perfettamente dritte e ben colorate. Invece la stessa pianta in carenza di rame presenta degli apici, ma non solo degli apici, anche delle foglie non proprio apicali sotto gli apici, quindi non proprio le prime foglie, non proprio l'apice, che sono distorte. Innanzitutto hanno un colore abbastanza spento e abbastanza scuro, bronzeo, diciamo, sembrano un po' cuoiose, non sono più ben rosse, ma soprattutto hanno delle deformazioni abbastanza tipiche, sono una sorta di attorcigliamento, come vedete, delle deformazioni della lamina fogliare che appare abbastanza attorcigliata. Ecco, quindi questo la parte delle carenze. Non è trattata ovviamente in maniera molto approfondita, ma non avrebbe potuto. Vuole soltanto servire da stimolo, altrimenti saremmo andati veramente, veramente più lunghi. Ecco, le piante acquatiche, come abbiamo detto, hanno delle necessità particolari rispetto soprattutto alle piante terrestri. In parte già ne abbiamo parlato prima, vediamolo un pochino più in dettaglio. Vediamo il pH, il pH è estremamente importante in un ambiente acquatico, sia che alleviamo pesci, sia che alleviamo piante, vedremo, si può vedere perché, comunque in una vasca, ora vedremo anche perché più in particolare è bene tenere un pH, che è il livello di acidità dell'acqua, tra il neutro e il leggermente acido, quindi, scusate, quindi intorno al 6,5-7. La conduttività invece rappresenta proprio la capacità di condurre elettricità dell'acqua, ovvero, visto che l'elettricità è condotta dagli ioni, e gli ioni sono in acqua fondamentalmente rappresentano i nostri nutrienti, quindi i nostri elementi nutritivi anche per la pianta, che in acqua sono presenti appunto sotto forma di ioni, capiamo come la conduttività è un importante indicatore anche per la nutrizione delle nostre piante. Anche se ci dà, come detto, un'informazione globale, quindi scusate, quantitativa ma non qualitativa, qui c'è un errore che correggerò. Quindi non ci dice esattamente quali ioni, quindi quali nutrienti sono presenti, ma ci dà un valore globale di tutto quello che è presente e che contribuisce alla conduttività in acqua. Diciamo che nelle nostre vasche, laddove coltiviamo piante, una conduttività ideale è all'incirca tra 400 e 800 microsiemens su centimetro. E passiamo oltre ad altri due parametri estremamente importanti, che sono il potenziale redox, ovvero di ossido riduzione, e la temperatura. La temperatura è abbastanza ovvio, perché tutti gli esseri viventi hanno delle proprie necessità relativamente alla temperatura. Le piante che coltiviamo nei nostri acquari non fanno eccezione, ma orientativamente, se sono piante tropicali, orientativamente noi manteniamo vasche tropicali, se sono piante tropicali, quindi una temperatura intorno ai 23-25 gradi va benissimo per loro. Il potenziale redox, ecco, è il potenziale di ossido di riduzione, quindi implica, cioè impatta sulle reazioni. Ci sono delle reazioni di ossido di riduzione, per esempio quelle che coinvolgono il ferro, il manganese, ne abbiamo accennato, e che rendono difficile la loro solubilità in acqua,
ma ci sono tante altre reazioni di ossidoriduzione che avvengono in acqua e che sono estremamente importanti per tutta una serie di organismi, nonché ad esempio per i batteri del filtro, ma un po' tutto per tutto l'ambiente acquatico. Quindi, così come il pH è un parametro estremamente importante, è anche estremamente importante il potenziale redox in acqua. Purtroppo non viene circa mai misurato dagli appassionati, ma sia che siano appassionati di pesci che siano appassionati di coltivazione di piante, invece sarebbe un parametro che è estremamente importante da misurare in acquario perché dà delle indicazioni estremamente importanti di quello che sta succedendo in acquario, degli accumuli di sostanze organiche che ci sono in acquario, diciamo, di come evolve la parte biologica della vasca e quindi anche di come si può rischiare di far deragliare diciamo una vasca e quindi di come si può tentare di riprenderla. Ma orientativamente un corretto potenziale redox si mantiene sui 250-300 millivolt, ma può spaziare tra 200 e 400. Questo millivolt, questo corrisponde ad una vasca ben tenuta, ben pulita, in cui non c'è sostanza organica che si sta accumulando, in cui non ci sono magari possibilmente protozoi o batteri dannosi che si stanno o miceti o funghi dannosi che si stanno sviluppando, in cui, insomma, un acquario in cui la parte biologica, l'ecosistema va bene, va correttamente e prosegue correttamente. Fabrizio, E a scusa, parte. scusami Fabrizio, volevo chiedere una cosa. A parte che ci sono due domande che ho in serbo perché i soci le hanno formulate un po' di tempo fa, ma sto aspettando il momento adatto. Ti volevo chiedere all'incirca ancora quanto durerà la presentazione, Allora, ne abbiamo per poco, quindi parliamo un pochino di substrato, CO2, dovremmo parlare di illuminazione, e un pochino c'è. Se vuoi. Ti volevo proporre una cosa. Potremmo Sì, dimmi. anche fare una seconda parte della serata. Che Assolutamente possiamo fare una seconda parte. ne dici? Assolutamente sì, se hai delle domande magari relativamente a quello che abbiamo visto finora ne possiamo brevemente parlare e poi se voi ci riaggiorniamo ne avremo un altro, probabilmente un altro 40% orientativamente. Va Sì, c'è bene, possibilità. allora io direi sì perché penso che stiamo andando un po' lunghi e Sì, poi siamo. rischiamo di perdere anche platea. E Assolutamente sì. allora, no, le domande non sono proprio pertinenti al 100% con quanto era stato fatto adesso, però potrebbe anche essere magari qualcosa già accennato. Io Sì. intanto te le faccio, poi eventualmente le rinnoviamo la prossima volta. Va bene. La prima domanda è Antonio, che è uno dei nostri soci, ci chiede quanto è importante la posizione del diffusore di CO2 in vasca. E in pratica dice se è posto accanto al tubo di aspirazione del filtro, diminuisce la distribuzione in vasca? Allora, in vasca innanzitutto abbiamo già visto l'importanza del carbonio, quindi della CO2. Sappiamo che viene assorbito sotto forma gassosa, quindi la CO2 è fondamentale. Abbiamo visto quanto è difficile la diffusione della CO2 in acqua, che è un ambiente estremamente più denso dell'atmosfera. E quindi anche qui capiamo quanto è importante il corretto ricircolo dell'acqua all'interno della vasca, perché il corretto ricircolo dell'acqua all'interno della vasca ci permette di circolare correttamente i nutrienti. E ci permette soprattutto di ricircolare correttamente la CO2. Quindi, prima ancora della diffusione di CO2, ci dobbiamo preoccupare di avere un corretto ricircolo dell'acqua in tutta la vasca, quindi in tutte le zone della vasca. Non devono esserci zone della vasca senza ricircolo di acqua, perché lì è una zona senza nutrimento. E zone, tra l'altro, senza nutrimento per le piante rischiano di essere zone in cui si sviluppano, per esempio, cianobatteri, si sviluppano alghe o si sviluppano altri organismi opportunisti. Quindi, prima di tutto, dobbiamo garantire un perfetto ricircolo grazie a una corretta, diciamo, mandata del filtro.
quindi del tubo del filtro. Se la vasca è grande, questo non riesce soltanto con il singolo tubo del filtro, può essere anche molto importante mettere nelle zone specifiche della vasca delle piccole pompe di movimento, un pochino come si fa con l'acquario marino, per garantire un perfetto ricircolo di acqua, ossigeno, CO2 e nutrienti in tutte le zone della vasca. Dopodiché si deve provvedere a piazzare il diffusore di CO2 in una posizione strategica, cioè in una posizione che permetta anche qui poi al movimento dell'acqua di ricircolare le microbollicine di CO2 un pochino in tutta la vasca. Quindi una delle zone classiche, uno degli accorgimenti classici è quello di far uscire mettere la mandata del filtro un pochino sotto la superficie in un angolo posteriore della vasca e far correre l'acqua in uscita dal filtro lungo un lato lungo, lungo il lato lungo della vasca, per esempio la parete posteriore, o può essere anche la parete anteriore, quindi lungo un lato lungo, e mettere il diffusore di CO2 sotto l'uscita, quindi la mandata del filtro, in maniera tale che l'acqua in uscita dal filtro raccolga la CO2 che sale e la porti in giro lungo la vasca, quindi lungo il lato lungo, e poi ricircoli lungo il lato corto e l'altro lato lungo della vasca. Un'altra alternativa potrebbe essere quella che il diffusore di CO2 viene posto invece sotto l'ingresso del filtro. In questo caso il filtro incamera, cioè risucchia la CO2 gassosa che viene prodotta dal diffusore di CO2 e la porta all'interno del filtro. Dopodiché le spugne, il materiale filtrante, il materiale biologico, eccetera, eccetera, farà in modo, sparparglierà questa CO2 all'interno del filtro, farà in modo da discioglierla bene e poi verrà ricircolata in vasca dall'uscita del filtro. E, tra l'altro, una cosa da non sottovalutare è che i batteri del ciclo dell'azoto, quindi i batteri nitrosanti e i batteri nitrificanti, che sono fondamentali per la stabilità di una vasca di pesci così come di una vasca di piante, hanno bisogno di carbonio, e anche loro hanno bisogno di carbonio inorganico sotto forma di CO2. Questa è una cosa che è molto spesso sottovalutata, quindi un buon apparato filtrante, un buon filtro biologico ha bisogno di CO2 minerale, ha bisogno di CO2 gassosa anche lui. Quindi questa era, penso, la risposta al ricircolo dell'anidride carbonica, quindi al posizionamento del diffusore di CO2. Bene. Spero di aver risposto. Guarda, poi c'è un'altra domanda, non so se poi magari questo lo vorremmo conservare per la prossima volta, però intanto te la faccio. Sì. C'è Mauro, un nostro appassionato socio, che ci chiede se puoi suggerire un fertilizzante. Addirittura ci dice Marca, io non posso che suggerire quella di Fabrizio, e poi settimanale o giornaliera. Poi magari ci parlerai anche dei tuoi prodotti la prossima volta. Sì, magari questo poi lo vedremo la prossima volta, in cui appunto parleremo un po' meglio di queste tipologie di integrazioni, quindi giornaliero, settimanale, eccetera, eccetera. Okay. Ma perché questo più che altro ha a che vedere con i microelementi, perché abbiamo accennato che il ferro soprattutto, ma anche il manganese, hanno grossissima difficoltà ad essere forniti alle piante in ambiente acquatico, perché le piante li assorbono soltanto se sono presenti in forma solubile in acqua, ma invece loro tendono a non a precipitare, quindi a perdere ad uscire di soluzione, quindi a cambiare stato fisico-chimico e ad assumere uno stato fisico-chimico che non è solubile in acqua, e quindi le porta fuori dalla soluzione a precipitare nel substrato e a non essere più disponibile per le piante. Quindi bisogna fornirli magari o costantemente in piccole quantità in maniera giornaliera, oppure fornirle ben protette con dei composti che vengono chiamati chelati, che vedremo la volta prossima, che permettono di mantenerli in soluzione. A quel punto li puoi fornire anche
una volta a settimana, li puoi addirittura fornire una volta ogni 2 settimane e loro rimangono solubili in acqua fin tanto che le piante li assorbono. Quindi questa era una cosa, e quindi poi fertilizzanti, appunto, ci sono questi di micro, ne parleremo la volta prossima, ci sono fertilizzanti di macroelementi, quindi potassio, azoto, fosforo, che non precipitano di loro, quindi possono essere forniti liberamente, però quindi possono essere forniti giornalmente, possono essere forniti settimanalmente, possono essere forniti anche mensilmente. Dove sta la limitazione? È che chiaramente se li fornisci una volta al mese, ne devi fornire quantità tali che bastino per tutto il mese. Quindi devi fornire grosse quantità. E questo può squilibrare, anzi, se si esagera, squilibra di sicuro tutto l'ecosistema della vasca, perché fornisce, diciamo, molto nutrimento per degli organismi, appunto, che ne possono approfittare, come le alghe. E quindi rischia di squilibrare tutto l'ecosistema della vasca, per cui si tende a fornirli magari non giornalmente, perché non è necessario come i microelementi, ma magari a fornire di azoto, potassio e fosforo quelle quantità che sono consumate magari nel giro di qualche giorno, nel giro di una settimana. Il fosforo fa un po' un'eccezione perché è importante che sia presente, lo vedremo la volta prossima, in un determinato rapporto con calcio e magnesio, come catione costituente, diciamo, proprio del tessuto della pianta. Quindi è bene fornirlo come, diciamo, insieme ai sali che vengono generalmente utilizzati per ricostruire l'acqua, e mentre invece l'azoto e il fosforo si danno più che altro come, appunto, come fertilizzante, dandone quantità che vengono orientativamente consumate nel giro di pochi giorni, per evitare di favorire troppo le alghe che stanno sempre lì in agguato e in attesa di squilibri vari. Allora, guarda, si stanno presentando altre domande e anche una annotazione da parte io a cui mi associo. In pratica c'è Paolo Bernardi, una delle nostre colonne nel CIRC, da parte tua ti fa proprio i complimenti, perché parole sue tra le migliori relazioni che abbia mai sentito e visto, e ne ha sentite parecchie, quindi è un complimento. Lo ringrazio tantissimo, grazie Paolo. A cui io mi associo e non posso che essere d'accordo con lui. Anche Maurizio ci fa delle domande. Ti faccio la domanda di Maurizio, anzi io inviterei una cosa, visto che siamo alla fine di questa prima parte, a tutti quanti di manifestarsi in video e di fare eventualmente queste domande a Fabrizio stesso, va bene? Se vi manifestate in video potete fare le domande. Allora, ecco, vai Maurizio con la domanda. Ciao Fabrizio, complimenti. Perché lo sai, io non sono chimico, non sono un tecnico, un ingegnere come tu Andrea, ma su tante cose ci sono arrivato con l'esperienza delle cose che hai detto tu in precedenza, e hai spiegato veramente molto molto bene, in maniera tra virgolette semplice, perché non è possibile semplificare certi concetti estremamente complicati, ma che se appena appena uno ha un minimo di dimestichezza come me con la chimica degli acquari, sicuramente ha colto e ha capito delle informazioni veramente molto molto importanti. Quindi ti rinnovo i complimenti, veramente bella dal mio punto di vista. Sai che io sono abbastanza un sintetizzatore, un semplificatore, non mi piacciono le pappardelle, ma mi dispiace che sia finita, ti dico questa roba qua. C'è come si dice, the best is yet to come, cioè il meglio deve ancora venire. Esatto. No, ti voglio dire un paio di domandine, giusto magari da specificare un po', che magari qualcosa mi è sfuggito. Il pH perché deve rimanere leggermente acido o al più neutro? E poi qual è mediamente un KH, che in generale non si parla della specie specifica, ecco, della specie specifica che può andare bene per avere una vasca di piante? Questo lo vedremo, fa parte delle slide successive in cui vedremo tutto. Comunque ti anticipo che fondamentalmente, allora, il pH
ha una qualche valenza biologica perché per gli scambi, diciamo, attraverso le membrane sia delle piante che dei pesci, branchie, pareti cellulari delle piante, eccetera, sintetizzando eccetera, aiuta l'assorbimento delle piante. In parte, ma più che altro è utile per nelle vasche di piante quando devi fornire, ne abbiamo parlato, devi fornire il ferro, oltre che il manganese e altri microelementi, in forma chelata. Perché? Certo. Cioè, in forma, beh, abbiamo visto perché deve essere fornito, è bene fornirlo in questa maniera, per evitare di stare lì una o più volte al giorno a fornirlo, a doverlo rifornire costantemente perché lui esce di soluzione e precipita. Quindi generalmente è bene fornirlo in maniera chelata, in forma chelata, così che puoi fornirlo magari una volta a settimana. Certo. Però purtroppo questi composti, i chelanti, tutti i chelanti, diciamo, tengono il ferro in soluzione, ma lo fanno soltanto fino a un certo pH massimo. Ottimo. Che può essere 6,5 per alcuni, dipende dal chelante utilizzato, dal composto utilizzato. Può essere 6,5 per alcuni, può essere 6,8, 7, 7,2, dipende. In generale, per i chelanti che vengono utilizzati, al più si arriva al pH 7. Quindi per evitare di avere problemi con il ferro, con altri microelementi chelati, se si usano come chelati, è preferibile utilizzare un pH che sia dal neutro al leggermente acido. Se invece si usano dei microelementi che non sono chelati, quelli precipitano sempre, indipendentemente dal pH. Quindi puoi avere pH 5 precipitano, puoi avere pH 7, 8 precipitano, quindi a quel punto puoi avere il pH che te pare, devi comunque, visto che precipitano, fornirli giornalmente. Ma certo, sei un po' più libero col pH di metterlo, di poterlo settare e mantenere dove ti pare in funzione delle necessità degli organismi animali, dei pesci, per esempio, che allevi. Ok, quindi praticamente, ok, ma quindi se io ho un pH 7,5-8 e metto un fertilizzante, cioè, rischio che, cioè, è quasi come forse non mettere niente, se metto un fertilizzante settimanale o mensile o cose di questo genere, come non metto un cavolo di base? Assolutamente sì, però devi considerare, allora, se è un chelato, sì, puoi scordarti che un chelato, dei microelementi chelati reggano a pH 7,5-8. Quindi avrai squilibri nei microelementi chelati di tutti i tipi, in particolare di rame, di zinco, ma anche di ferro. A quel punto dovrai dosare dei microelementi non chelati, che, come detto... Non è roba per me, io ti parlo proprio però, di situazione. Però devi darli tutti i giorni. Cioè. Ho capito benissimo la tua cosa, quindi tutti i fertilizzanti mediamente in commercio che hanno dentro le DTA piuttosto che altre forme chelanti, a pH superiore a 7,5 è come mettere acqua fresca. Guarda, se hanno dentro solo DTA, a pH superiore a 6,5 è come mettere dentro acqua fresca. Appunto. Senti, ti aspetto per la prossima volta per il KH con ansia, allora. Il KH, a quel punto te lo anticipo, serve, non ha nessuna valenza biologica, serve semplicemente a regolare il pH. Grazie. Ma tra l'altro il pH che tu mi dicevi 7,5-8, tu dici fertilizzante per pH 7,5-8, però considera che se hai un pH 7,5-8 vuol dire che hai una quantità di CO2 molto molto bassa, Chiaro, quindi per tutto via di relazione delle relazioni che vedremo la volta prossima. E quindi se hai una concentrazione di CO2 molto molto bassa, anche lì la crescita delle piante è ti sarà comunque impattata molto negativamente dalla concentrazione di CO2 molto bassa. Quindi certo. Il fertilizzante sarà forse la tua ultima preoccupazione. Ti lascio una domanda per la prossima volta. Se ho KH10 e comunque pompo dentro CO2 in modo da avere pH 7, va bene lo stesso? Allora, orientativamente sì e no, nel senso che rischi un tantino, nel senso se vuoi mantenere un pH basso con un KH alto, devi pompare molta, molta CO2. Mantenendo una CO2 sui 25-30 mg litro, cioè non è che un KH alto mantenendo la concentrazione giusta per i pesci, poi dopo può avere dei problemi. Allora, sì, Sto nel spiegando. senso che se tu vuoi mantenere
Allora, il settaggio di una vasca dovrebbe partire dal pH e dovrebbe partire dalla CO2. Quelli sono i tuoi parametri di progetto. Cioè, tu dici, io voglio un certo pH per i pesci, oppure voglio un certo pH per mantenere in soluzione i microelementi chelati. Quindi supponi, non lo so, quello che mi sta bene, cioè un 6 e 8 mi può star bene per i pesci, mi può star bene per i microelementi chelati. A quel punto devi capire quanto vuoi spingere le piante. Se vuoi spingere molto le piante, dovrai pompare molta CO2, okay? Quindi non so, 30 mg litro. Okay? E a quel punto tu sai che per mantenere con 30 mg litro quel pH che tu vuoi, cioè tu hai settato in questa maniera, hai impostato la CO2. Perché vuoi far crescere molto le piante, quindi in funzione delle piante, il pH in funzione dei microelementi chelati, dei pesci, eccetera, eccetera, sai che dovrai settare dalle tabelle che vedremo, dalla formula e dalle tabelle che vedremo la settimana prossima, sai che dovrai settare un KH ben determinato. Capito? Ma questo magari lo vedremo meglio. Ok, non volevo dare spazio ad Perché altri. se tu hai un KH molto elevato, per esempio 10 o superiore a 10, e vuoi un pH 7 o inferiore a 7, magari puoi ottenerlo pompando molta CO2, ma magari alla fine riesci in quello che ti eri prefisso, quindi avere un KH alto, avere un pH basso, più basso con un KH molto alto, ma lo otterrai soltanto pompando magari concentrazioni, quantità e concentrazioni di CO2 che rischiano pure di essere tossiche per gli animali, per i pesci che stai ospitando. Quindi non è questo il verso in cui conviene andare. Sono estremi. Conviene andare al contrario, cioè non partendo dal KH e poi pompando CO2, ma partendo prima dalla concentrazione di CO2 e dal pH che vuoi, e in base a questo puoi stabilire poi il KH da mantenere. Poi Ok, grazie. lo vedremo la volta prossima. Bene. Allora io direi di fermarci qui perché sono ormai le 23:13. Ringrazio ancora una volta Fabrizio per la splendida relazione, parte prima, e ci accorderemo per fare la parte seconda. Adesso vediamo quando, diciamo che questa sarebbe stata l'ultima relazione prima della pausa estiva, ma vediamo, decidiamo quello che può accadere. Ne parliamo domani, Fabrizio, ti faccio una Diciamo che questo era il preambolo, però era necessario farlo fondamentale. per avere le basi, per capire ora, diciamo, la parte operativa, cioè come agire, che verrà la volta prossima. Grazie Benissimo, grazie mille Fabrizio, grazie ai soci CIR e grazie anche a chi ci sta guardando da Facebook. Ho visto anche tante domande su Facebook, cercherò di conservarne qualcuna per la prossima volta. Grazie a voi. Perfetto. ancora, buonanotte e saluti dal CIR. Ciao, ciao Ciao a a tutti, grazie. Ciao Andrea. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.